Pareggio a tinte forti in quel di Grottaglie tra amici di sempre e Medici Casabella. Sul green del centro sportivo Monticello ne sono successe di tutti i colori, tra marcature sfiorate, gol spettacolari e alla fine il 3-3 finale ci è sembrato il risultato più giusto. In fin dei conti la partita è stata molto equilibrata e spettacolare, ma andiamo subito alla cronaca della gara che vede i bianconeri di Medici Casabella partire all'attacco della porta avversaria con Malagnino che dalla destra fa partire una bordata pazzesca che Esposito devia in corner. Ovviamente non stanno a guardare gli amici di sempre che provano a sfondare per via centrale con Morrone che in qualche modo riesce a farsi largo tra una selva di gambe e a servire un pallone invitantissimo per Annese che spreca malamente il più ghiotto degli assist. Continui i ribaltamenti di fronte nelle battute iniziali della gara. Tra le fila dei bianconeri è Raffaele Mansueto il più attivo e in più di qualche occasione fa disperare i difensori avversari. Lunga rimessa laterale di Malagnino, il pallone arriva in area e dopo essere rimbalzato viene ignorato dalla retroguardia nerazzurra ma non da Raffaele Mansueto che rapace si avventa sulla sfera per scaraventarla in rete. Vantaggio per Medici Casabella. La risposta dei nerazzurri non si fa attendere, Morrone riceve palla al limite dell'area, si libera elegantemente di un avversario e poi scarica in porta, il suo tiro però non è abbastanza forte e Stefanelli ha buon gioco. Calcio d'angolo per gli amici di sempre. Sul pallone vacante piomba Manzacca che dopo essersi liberato di un paio di avversari beffa Stefanelli con una panombella micidiale che vale il pareggio dei padroni di casa. L'estremo difensore di Medici Casabella tenta la deviazione ma nulla può fare contro questa magia del numero 10 nerazzurro che vi facciamo rivedere per poterne riapprezzare al meglio la perfetta esecuzione. Chapeau! Angelo Russo ruba un pallone a centrocampo e poi si invola sulla fascia. Una volta arrivato sul vertice destro dell'area di rigore avversaria prova a sorprendere Stefanelli con un pallonetto a girare ma questa volta l'estremo difensore bianconero riesce in qualche modo a disinnescare la minaccia. Nella ripresa la partita già bella diventa epica anche per merito di Raffaele Mansueto che apre le danze con un gol alla Messi. Stop in piena area di rigore sinistro al Curaro che stende gli avversari riportando in vantaggio Medici Casabella. Tenetevi forte perché sarà un secondo tempo al Fulmicotone. Non ci si può distrarre troppo perché pochi minuti dopo arriva il nuovo pareggio dei nerazzurri. Questa volta è Annese che sfrutta al meglio un filtrante di Merola per penetrare in area nonostante l'intervento di Malagnino e battere Stefanelli in uscita disperata. Russo serve Manzacca a centrocampo. Il numero 10 nerazzurro effettua un passaggio filtrante per Annese che non ci arriva per un mazzetto di peli. E neanche a dirlo, gol mancato, gol subito. La punizione per i nerazzurri arriva ancora una volta dal sinistro fatato di Raffaele Mansueto che batte Esposito con una volée delicata quanto micidiale. Tripletta personale del puntero bianconero che potrà portarsi a casa il pallone con le firme degli avversari, dei compagni di squadra e del pubblico presente in tribuna. Ma c'è poco da stare tranquilli perché gli amici di sempre assaltano la porta avversaria come se non ci fosse un domani e alla fine, dopo un estenuante batti e ribatti, arriva la staffilata di Angelo Russo che si infila nell'unico spazio rimasto libero e che vale ancora una volta il pareggio per gli amici di sempre. E arriva anche il triplice fischio del direttore di gara che mette il sigillo a questa partita davvero entusiasmante e ricca di gol. Amici di sempre e Medici Casabella pareggiano dunque 3-3.